Opere di compensazione CMC, attendiamo soldi e disposizioni dall'ANAS, non dipende da noi. Bambino con disabilità grave a scuola senza assistente, indignati i genitori. E sit-in dei genitori di ragazzi disabili davanti la prefettura, nessun servizio scolastico garantito. Assemblea cittadina sulla differenziata, le problematiche verranno affrontate con incontri tematici. Atteso entro oggi il dietrofront della regione sulla chiusura del pronto soccorso di Niscemi. Tagli alla sanità, convocata conferenza dei sindaci a Caltanissetta. A tra poco. Benvenuti ad una nuova edizione di TCS News. Apriamo il nostro telegiornale parlando delle opere di compensazione e dell'assemblea cittadina organizzata e moderata dal giornalista Giampiero Casagni, che si è tenuta ieri nei locali della biblioteca Scarabelli. Quello che comunque è emerso, a parte gli attacchi al sindaco Ruvolo dai precedenti amministratori, è che comunque la CMC è interessata ad eseguire le opere, ma tutto dipende dall'ANAS. Organizzato e moderato dal giornalista nisseno Giampiero Casagni, si è tenuto alla Biblioteca Scarabelli di Caltanissetta un incontro pubblico sulle misure di compensazione della strada statale 640, ovvero gli indennizi per i danni al territorio conseguenti alla realizzazione dell'opera. È stata l'occasione per sentire raccontata dagli amministratori che si sono susseguiti, Messana, Campisi, Ruvolo, la storia di un'opera che giunge ormai al ventennio dall'ideazione. In piena amministrazione messana l'opera prende forma. La famosa galleria a doppia canna, scavata con la talpa, la più lunga in Sicilia, è stata un'idea concertata con il sindaco più longevo della storia della città e il suo assessore all'urbanistica Stefano Alletto. Presentata come una conquista rispetto al tracciato stabilito nel progetto originale, che prevedeva il raddoppio dell'attuale percorso, passando per il centro urbano, si inquadrava in un'idea di crescita che prevedeva la costruzione di un grosso centro commerciale nell'asse tra la galleria Sant'Elia e l'attuale svincolo con la strada statale 626 per Gela. Idea rivelatasi già all'epoca dell'avvento dell'amministrazione Campisi una speranza tradita. Nessun centro commerciale si è realizzato, nessuna espansione urbana lungo quell'asse, con il risultato che l'attuale tracciato passa lontano dalla città, che rimane collegata con raccordi obsoleti che addirittura andrebbero a carico del comune di Caltanissetta. A nulla è valso l'intervento di Campisi per fare modificare il progetto. Campisi eredita anche un bellissimo zero per quanto riguarda il finanziamento delle opere compensative, figlio della disattenzione politica dei rappresentanti alla deputazione nazionale dell'epoca. Tuttavia, dopo un vivace contraddittorio portato avanti da Campisi, coadiuvato dal tecnico Andrea Milazzo e dal vice Carlo Giarratano, con la benedizione del Consiglio Comunale e della Deputazione Regionale, nel marzo 2014 si firmò un accordo che impegnava l'ANAS a progettare le opere. Uno svincolo di collegamento tra la zona di Xirbi e Santo Spirito, uno svincolo su via Pietro Leone, uno svincolo con la via Costa e il prolungamento della via Romita fino al sottopasso con la via Rochester potrebbero colmare il gap creato dall'attuale soluzione in corso di realizzazione. I progetti si sarebbero dovuti completare i primi mesi dell'amministrazione Ruvolo, ma tutto si ferma. Ieri sera il primo cittadino ha dato la sensazione che tutto è di nuovo messo in discussione, come un gioco dell'oca dove la confusione regna sovrana. Ma sentiamo cosa dichiara il rappresentante della CMC. Rappresento oggi il contraente generale, rappresento CMC. CMC è una cooperativa di produzione e lavoro, realizza opere. In questo caso lo fa per l'ANAS, lo fa per il soggetto attuatore dell'ammodernamento della 640. Quindi sottolineo che il nostro interesse, perché è il nostro atto costitutivo, la nostra ragione d'essere, è quella di realizzare opere, di progettare e realizzare opere.
che i capitoli sono tre: le raccomandazioni, le prescrizioni e i doni. E i doni sono tre i capitoli. La legalità non è un dono. Certo. Quello non è un dono. Noi faremo quello che ci verrà prescritto da... Ma che... Cioè, ma c'è... Vabbè. Oh, visto che lei non capisce una virgola, visto che lei non capisce una virgola... Oh, no, sto perdendo la pazienza. Guardi, so fare meglio di lei il guastatore. Visto che lei non capisce una virgola, ho detto noi faremo quello che ci dice il committente. Noi faremo quello che ci dice il committente, ma il committente è l'ANAS. A noi ha detto di lavorare sulla vicenda Montestrello e ci abbiamo lavorato e per fortuna che l'abbiamo fatto, visti i risultati raggiunti. Ci hanno detto di lavorare sul Parco Palazzo e l'abbiamo fatto. In prefettura con la rappresentante dello Stato ci è stato chiesto di lavorare sulla SP5, sull'illuminazione, sulla sistemazione di tutto l'intero marciapiede, insomma tutta la zona che costeggia questo percorso. Le cose che ci sono state raccomandate, nel senso di dovete portare avanti questo dal committente, noi le abbiamo realizzate. E vi assicuro, se ci portassero davanti decine di altre cose da fare, saremmo contenti, perché noi su quelle opere è il nostro pane. Quando c'è qualcuno che qui non lo capisce e incomincia a gridare, è perché probabilmente non capisce molto più che del gridare. Noi abbiamo tutto l'interesse, allo stesso modo della città, abbiamo l'interesse a realizzare le opere. Quindi si attivino tutti i canali, perché si possa ottenere quanto più possibile. Il sindaco l'ha detto, per quanto mi riguarda io lo condivido, attiviamo tutte le energie facendo squadra come si è fatto in precedenza. Non so se è sufficiente un atto di impegno davanti a due parlamentari regionali che non sono una figura giuridica che va a legittimare diciamo così, delle scelte che hanno bisogno di ben altro sostegno, ma ragionate in queste, secondo me occorre anche ragionare, e ve lo dico fuori da campanilismi, anche assieme alle altre realtà che stanno nel territorio, perché cioè, non funziona pensare di farsi la propria barba e poi ce ne freghiamo degli altri, perché ANAS dovrà discutere con tutti gli altri soggetti che stanno nel percorso. Bambino con disabilità grave a scuola senza assistente, indignati i genitori chiamano TCS, la nostra rubrica SOS. Ci troviamo davanti all'istituto Caponnetto di Caltanissetta, ci hanno chiamato due genitori, Irene e Davide Cipro. Il figlio Alessio ha 11 anni e frequenta questa scuola, qual è il problema? Allora, il problema ormai lo sapranno tutti, ci siamo recati qua ovviamente portando il primo giorno di scuola a mio figlio, non abbiamo trovato nessun tipo di assistenza igienico-sanitaria. E da premettere che avevamo sentito tramite radio che Campione aveva detto che avremmo dovuto, cioè che era il dirigente scolastico che doveva provvedere ad incaricare un operatore, un collaboratore della scuola con la qualifica di ATA e che praticamente doveva prendersi, diciamo, cura, sostituire l'assistente igienico-sanitario per Alessio. Invece, a parte che stamattina siamo arrivati a scuola e c'è un caos totale perché nessuno sa niente, il dirigente non sa niente, la maestra non sa niente, questo collaboratore non c'è perché doveva esserci una bidella, la signora che dice che deve fare, sta facendo l'ultimo giorno di corso, quando ho capito si è sentito. Forse l'ultimo giorno di corso. E quindi è rimasto scoperto. Quindi neanche questa figura c'è comunque. E, niente, abbiamo noi lasciato il bambino in classe. Io ancora non ho capito se me lo devo portare a casa o se lo devo lasciare, anche perché noi comunque nel frattempo è venuta l'assessore Inzisa, che è stata gentilissima, ci ha detto che ci ha assicurati che domani mattina Alessio avrà l'assistente.
Signora, è giusto dirlo, perché suo figlio ha bisogno dell'assistenza? Perché mio figlio è disabile grave, ha la legge 104, è un bambino che ha bisogno dell'assistenza proprio igienico sanitaria, ugualmente ha la scialorrea, quindi ha la bavetta, non ha controllo sfinterico, quindi cambio di pannolino almeno ogni 2 ore, deve fare merenda come tutti i bambini e comunque lui da solo non ce la può fare, non ce la fa, quindi ha bisogno di aiuto e che qualcuno che lo imbocchi. Poi Alessio porta il bustino, porta i tutori, ci vuole qualcuno che comunque glieli metta, lo assista, e in più Alessio ha una lussazione all'anca, quindi deve essere maneggiato con cura tra virgolette. Io non so, insomma. L'assessore Campione e l'assessore alle politiche sociali, l'assessore Insisa e l'assessore con la delega alla scuola, è giusto dirlo. Ma quindi domani vi hanno promesso che vostro figlio avrà l'assistente? Sì, l'assessore ha promesso che domani ci sarà l'assistente. Speriamo, io mi fido della sua parola, perché è stata chiara. Si impegnerà da domani e poi completeranno il tutto. Ci ha spiegato che ci sono delle problematiche, noi non abbiamo capito, perché noi non interessano queste problematiche. Mi interessa che... frittata, per ora noi aspettiamo. Sì, infatti. E sempre questa mattina si è tenuto un sit-in dei genitori di ragazzi disabili davanti alla prefettura. Nessun servizio scolastico garantito. Maurizio Nicosia, presidente dell'ANFAS. Questa mattina sit-in davanti alla prefettura di Caltanissetta. Qual è il motivo della protesta? Il motivo è il mancato avvio dei servizi obbligatori per i ragazzi e gli alunni con disabilità. Il trasporto, l'igienico personale e l'assistenza alla comunicazione. Purtroppo si verifica ogni anno, questa è ormai un rituale nostro, che all'inizio dell'anno i nostri ragazzi debbono rimanere a casa, noi dovremo venire qui a reclamare il diritto, a parlare con le istituzioni, con chi rappresenta lo Stato nel territorio, con il prefetto poi parlerà con le altre istituzioni. Insomma, ci siamo veramente stancati, adesso basta, non si può non programmare un servizio obbligatorio per tempo e consentire a tutti di usufruire un diritto sacrosanto, che è il diritto all'istruzione dei nostri figli. Non è più possibile in uno Stato che si definisce ancora, che noi definiamo ancora civile, basta, perché siamo veramente molto stanchi. Anche perché la scuola è iniziata questa settimana, come diceva lei prima, hanno avuto un'estate per organizzarsi. Hanno avuto 4 mesi, peraltro con molti enti mi sono sentito, ci eravamo messi a disposizione per qualora fossero nati dei problemi, eravamo lì pronti con loro a risolverli, ad affrontarli. Non se ne è saputo niente, non si sa nulla. Quindi i vostri figli sono a casa, non possono andare a scuola al momento? E in alcuni casi i genitori hanno accompagnato, non essendoci il servizio di trasporto. Proprio c'è un caso di cui si stava parlando poco fa. Hanno chiamato i genitori della bambina che è a scuola, perché nessuno, né Birelli né nessun altro, è capace di portare la bambina in bagno. Che è incoerente, tu mi organizzi il servizio, lo porto a scuola evitando di farti spendere dei soldi, dopodiché mi chiami perché devo pure cambiare il pannolino, devo portare in bagno mio figlio. Insomma, siamo alla follia totale. E ieri si è tenuta nei locali della parrocchia San Marco un'assemblea cittadina sulla differenziata. Carmelo Bosco, presidente del comitato di quartiere Balate Pinselli. Nei locali della parrocchia San Marco si è tenuta un'assemblea cittadina. Sono stati invitati l'assessore all'ambiente Vito Margherita e l'assessore Carlo Campione. Il problema è la raccolta differenziata a Caltanissetta. Lei precedentemente ha dichiarato: la raccolta differenziata sì, però non sono state realizzate le isole ecologiche che erano state promesse, non ci sono centri di compostaggio e comunque quello che noi ricicliamo non abbiamo qua una filiera appunto per il materiale riciclato. Cosa è emerso da questa riunione? E dunque, da questa riunione
i dubbi non sono stati tutti fugati, diciamo, non sono stati tutti chiariti, quindi qualche perplessità resta. Diciamo che abbiamo ottenuto due risultati col dibattito. Il primo risultato è che Vito Margherita, l'assessore all'ambiente, ha dichiarato che contatterà tutti i comitati di quartiere, uno per uno, con incontri tematici proprio sulla raccolta differenziata e su come bisogna comportarsi. L'altro risultato è, dato le pressioni che ci sono state, che sempre l'assessore ha dichiarato che per fare questa operazione della obbligatorietà della raccolta differenziata, le voci che circolavano sul probabile aumento della Tari, la Tari non sarà aumentata. Però ha detto che non sarà aumentata per questa operazione, quindi il dubbio che si possa avere un ulteriore aumento resta. Altra cosa che lei aveva detto è: non condivido che i vigili urbani possono aprire i nostri sacchetti della spazzatura, compresa l'indifferenziata, perché è violazione della privacy. Anche questo punto è stato affrontato? È stato affrontato e l'assessore ha detto che è una cosa improbabile, anche perché la determina non lo prevede, anche se io so che nella delibera c'è il controllo e la verifica della spazzatura. Però io dico una cosa, che se si creano le isole ecologiche e quindi la spazzatura, quella differenziata, invece di andarla a buttare nei cassonetti, si porta all'isola ecologica, dove c'è anche la probabilità che venga scaricata sulla bolletta, il problema del controllo non esiste. Anche perché qualche persona anziana del centro storico ci ha detto: io differenzio, però gettando la spazzatura nei cassonetti io non ottengo nessuno sgravio in bolletta, io sono solo a piedi, come vado a Cammarella per avere poi lo sgravio? E questo si è discusso anche di questo. E in merito, siccome era presente anche l'architetto Gattuso e l'ingegnere Polizzi, che sono i responsabili dell'opificio di pace che c'è a San Luca, e hanno detto che è decollato abbastanza bene perché l'utenza è contenta e ci va, e quindi abbiamo previsto un incontro con la parrocchia e l'architetto e l'ingegnere per vedere se questa cosa può essere estesa anche a San Marco. Atteso entro oggi il dietrofront della Regione sulla chiusura del pronto soccorso di Niscemi, prosegue il presidio del sindaco La Rosa. Se entro stasera non arriveranno da parte del governo regionale rassicurazioni sulla volontà di rivedere il nuovo piano di riordino della rete ospedaliera della Sicilia e di revocare immediatamente la prevista chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Niscemi, domani mattina, insieme ad altri sindaci di comuni siciliani colpiti dalla chiusura di unità operative ospedaliere pronti soccorso, andremo a Palermo per dare inizio ad un sit-in a tempo indeterminato davanti Palazzo d'Orléans. A dirlo è il sindaco Francesco La Rosa, che da 3 giorni attua il presidio permanente dell'ospedale di Niscemi, dove lunedì ha trasferito il suo ufficio di gabinetto nell'androne d'ingresso a tutela e salvaguardia del pronto soccorso che la Regione ha deciso di sopprimere, e senza pensare alle conseguenze in termini di perdita di vite umane che comporterebbe l'applicazione del provvedimento per i notevoli e certi ritardi dei soccorsi sanitari che verrebbero a determinarsi con i trasferimenti di pazienti in pericolo di vita da Niscemi all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Mai permetteremo una decisione così tanto scellerata e irresponsabile, afferma il primo cittadino, non cederemo di un millimetro. Ad avere fatto da gioiosa cornice ieri al sit-in attuato dal primo cittadino, simbolo di nuova speranza e di riscatto della popolazione di Niscemi dall'ingiusta, crudele e pericolosa condanna di essere privata per sempre del pronto soccorso e dell'ospedale, è stata la celebrazione di un matrimonio civile nel cortile interno del nosocomio niscemese, dove il sindaco Francesco La Rosa, affiancato da Francesco Amato, responsabile dei servizi demografici del comune e ufficiale di stato civile, ha dichiarato marito e moglie gli sposi Manuel Cristian Giarbino e Stefania Geraci. Un matrimonio civile, simbolo di unione, di costituzione di una nuova famiglia, di generazione della vita,
che è stato vissuto dai cittadini presenti nel cortile dell'ospedale a supporto del sit-in del sindaco, come un antidoto all'annunciata soppressione del pronto soccorso dell'ospedale decisa dalla Regione e della frantumazione continua dei servizi sanitari ospedalieri quali simbolo di interventi di emergenza, urgenza e di salvezza e cure di vite umane in pericolo. Ieri sera inoltre l'assise cittadina, presieduta dal presidente del Consiglio Comunale Luigi Licata, si è riunita in seduta straordinaria urgente nell'androne d'ingresso dell'ospedale di Niscemi per esaminare e decidere le azioni istituzionali da intraprendere per impedire la chiusura del pronto soccorso. Presenti alla seduta consiliare in ospedale delegazioni di tutte le associazioni di volontariato e il presidente del Consiglio Comunale di Mazzarino, Giuseppe Vincenti, nonché l'assessore del Comune di Gela, Francesco Salinitro. Due sindaci, Francesco La Rosa di Niscemi e Vincenzo Marino di Mazzarino, accomunati da una medesima lotta volta ad impedire la chiusura del pronto soccorso in entrambi i comuni, hanno esternato forte preoccupazione e al tempo stesso voglia di attuare azioni forti a tutela del diritto alla salute delle rispettive popolazioni. E per quanto riguarda i paventati tagli alla sanità, è stata convocata una conferenza dei sindaci a Caltanissetta. Il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo, nella qualità di presidente della conferenza dei sindaci di Caltanissetta, preoccupato circa le notizie diffuse in merito alla riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana, che ovviamente coinvolge la rete ospedaliera del nostro territorio, si è attivato con i sindaci del comprensorio per manifestare la propria contrarietà rispetto a quanto paventato dalle notizie stampa. Nell'ultimo anno tutti i sindaci, al di là di sterili difese e di interessi di parte, insieme alla fattiva collaborazione di Carmelo Iacona, direttore generale dell'ASP di Caltanissetta, avevano disegnato un'idea di rete ospedaliera territoriale che garantiva due presidi di eccellenza, quali il Sant'Elia di Caltanissetta, ospedale di terzo livello, e il Vittorio Emanuele di Gela, ai quali venivano collegati gli ospedali territoriali Niscemi, Mazzarino, San Cataldo e Mussomeli, che garantivano dei presidi capaci di fornire servizi strutturati per garantire le emergenze a tutela della salute dei cittadini. Tale attività, pensata nell'ottica di venire incontro ad un programma di razionalizzazione, veniva svolta di concerto con l'assessore regionale Balto Gucciardi, che tra l'altro aveva più volte garantito anche un recupero del tetto di spesa necessario per assicurare la copertura del personale medico e infermieristico, dei servizi previsti nell'organizzazione così pazientemente elaborata. Adesso, dichiara Ruvolo, apprendiamo che quel lavoro che garantiva una copertura del territorio a garanzia della salute pubblica è cancellato con un colpo di spugna per volontà romane. Noi non possiamo accettare passivamente che i territori vengano così mortificati. Non è possibile giocare con la vita e la salute delle persone cercando soluzioni ai problemi finanziari, tagliando servizi essenziali per la popolazione. Ci sono ancora da affrontare annose problematiche che riguardano anche gli ospedali principali quali Sant'Elia e il Vittorio Emanuele, dove servizi fondamentali aspettano ancora di essere attivati o potenziati, facendo chiaro riferimento ad esempio all'UTIN di Gela o al pronto soccorso di Caltanissetta, o gli investimenti sulla medicina territoriale che alleggerirebbero di molto le già gravate attività ospedaliere. Per queste ragioni è stata urgentemente convocata la conferenza dei sindaci per il prossimo 22 settembre alle 9 a Caltanissetta presso l'aula consiliare, alla quale sono stati invitati l'assessore regionale Baldo Gucciardi, il presidente della sesta commissione all'ARS Pippo Di Giacomo, il direttore generale dell'ASP di Caltanissetta Carmelo Iacono e tutta la deputazione del territorio al fine di rappresentare la contrarietà a questo modo di approcciarsi alla gestione della sanità pubblica e per riaffermare la progettualità condivisa che si è concretizzata con l'atto aziendale approvato invece dei tagli che prevedono gli investimenti per un territorio che nel passato è stato sempre marginalizzato e mortificato. E anche per oggi abbiamo concluso, grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima edizione.